Un exchange di criptovalute svolge varie funzioni. La primaria funzione è quella appunto di poter cambiare le cripto con il fiat, quindi con valute tipo l'euro o il dollaro. Oltre quindi a diciamo, poter acquistare le criptovalute facendo un bonifico bancario all'exchange, è possibile anche rivenderle, quindi depositare le criptovalute e richiedere indietro il cambio e ricevere un bonifico bancario. E questo appunto è lo scambio fra le valute fiat e le cripto. Poi è possibile anche scambiare il cripto con altre cripto, ad esempio se uno ha dei bitcoin li può cambiare con Ethereum. Quindi questa è la funzione principale da cui appunto l'exchange prende il nome, quello di fare da scambio. Associato al servizio di exchange, diciamo ci sono dei servizi ausiliari che ne rendono semplice la fruizione, ovvero ad esempio quello del wallet digitale, perché nel momento in cui un utente compra le criptovalute le deve detenere presso un wallet e quindi le può continuare a detenerle per esempio appena acquistate presso CryptoSmart. In questo caso ovviamente è CryptoSmart a detenere le criptovalute dell'utente. Il vantaggio principale di questa soluzione è il fatto che è molto semplice da utilizzare, è equivalente ad utilizzare un conto in banca o del broker per azioni, è diciamo, tipo di utilizzo in cui tutti hanno già visto. L'alternativa è quella invece di inviare le criptovalute appena acquistate in un proprio wallet, cosiddetto non custodial, dove le chiavi private sono detenute dagli utenti. Il vantaggio in questo caso è che uno è veramente proprietario delle proprie criptovalute perché ne può disporre come e quando vuole per fare dei pagamenti e diciamo è come avere dell'oro dentro una cassetta di sicurezza a casa propria, con la differenza che basta ricordarsi una password. Quindi questa è la parte vantaggiosa, d'altro canto però bisogna avere certe abilità tecniche e purtroppo abbiamo visto che ad alcune persone è capitato di non problemi, diciamo che non conoscevano bene la tecnologia, quindi hanno perduto la chiave del wallet, hanno perso i loro soldi, le loro criptovalute. Quindi a meno che uno non è molto pratico dal punto di vista tecnico, conviene detenerle presso l'exchange. Se uno invece è bravo, se le può anche mettere nel proprio wallet. Altri servizi che noi offriamo in particolare sono la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti. Effettuare un pagamento con CryptoSmart, un pagamento con le criptovalute ovviamente, è molto semplice, basta inserire l'indirizzo del destinatario che deve ricevere la criptovaluta, si spinge un bottone e la transazione parte, nel giro di pochi minuti l'arriva a destinazione. Poi abbiamo un servizio specializzato per gli e-commerce, perché noi sappiamo che Bitcoin, che è la criptovaluta principale, è nata per essere un mezzo di pagamento, oltre che una riserva di valore. E, in particolare Bitcoin è nato per essere la moneta di internet, un modo per facilitare gli scambi online. Noi abbiamo creato un sistema che può essere utilizzato dai siti web per poter ricevere i pagamenti in Bitcoin. E questo sistema qui facilita la riconciliazione del pagamento con la relativa fattura, perché il problema è un po' quello. Quindi dietro le quinte, a livello informatico, quando un'azienda vende dal proprio carrello del sito e-commerce un prodotto tramite Bitcoin, va riconciliato col pagamento che riceve. Il nostro sistema fa questo ed è adatto ai siti web che ricevono tantissimi pagamenti in criptovaluta. Altro servizio che diamo ai nostri utenti è quello di partecipare alla produzione dei blocchi della blockchain, ossia per funzionare le blockchain utilizzano un mezzo per raggiungere il consenso che è il proof of work o il proof of stake. Il proof of stake è utilizzato dalle blockchain, diciamo, che sono venute dopo Bitcoin, quali Ethereum, Cardano e Polkadot, e chi ha nel wallet CryptoSmart, gli Ethereum, i Cardano o i Polkadot li può utilizzare per partecipare alla produzione dei blocchi della blockchain, quindi renderla più decentralizzata e per ricevere le ricompense che derivano da questa attività. CryptoSmart si occupa di
dietro le quinte di tutte le operazioni tecniche che servono appunto per fare lo staking, ovvero per produrre blocchi della blockchain. Un risparmiatore deve affidarsi ad un exchange di criptovalute, e in questo caso parlo da amministratore di CryptoSmart, in quanto cardini, diciamo, del nostro progetto CryptoSmart sono sicurezza, affidabilità e trasparenza. A tale proposito voglio innanzitutto subito evidenziare uno dei punti essenziali, in quanto noi nelle condizioni generali del contratto, attraverso cui un utente si aderisce alla piattaforma CryptoSmart, abbiamo inserito che CryptoSmart detiene uno a uno le criptovalute presenti nel wallet dell'utente e non vengono quindi di conseguenza utilizzate per altri fini. Quindi CryptoSmart garantisce la conservazione e la custodia. Questo è molto importante, soprattutto se in considerazione vediamo di quello che è successo negli ultimi periodi, dove exchange importanti sono andati in default, e questo dovuto principalmente ad un utilizzo improprio, praticamente, in quanto utilizzavano le cripto per fare attività di marketing, di comunicazione, per pagare dipendenti e altre attività societarie. Altro importante elemento da sottolineare è innanzitutto che CryptoSmart è un exchange 100% italiano, quindi parliamo di soci, società, regolamentazione, giurisdizione italiana. Quindi qualora ci fossero malauguratamente dei problemi, un utente si rivolge ai tribunali italiani e non come è successo per molti che, a seguito, avendo appunto depositato cripto su altri exchange stranieri che possono andare in default per il motivo che ho appena evidenziato, si sono trovati nella difficoltà non solo a trovare dei legali in grado di poter, diciamo, portare avanti i loro contenziosi, ma soprattutto avevano difficoltà anche a trovare, ad avere la sede legale di questi exchange, perché molti si trovano praticamente in paradisi fiscali. Poi diciamo, noi come CryptoSmart abbiamo svolto un'attività proattiva nei confronti del fisco, dell'Agenzia delle Entrate, anzi abbiamo aiutato ad una corretta interpretazione da un punto di vista fiscale e contabile il trattamento delle cripto detenute dagli utenti. A tale proposito ricordo che abbiamo fatto due interpelli, quindi all'Agenzia delle Entrate riguardo appunto all'attività dichiarativa e all'attività di tassazione delle plusvalenze, che poi sono andati anche oggetto di pubblicazione sulle principali testate giornalistiche finanziarie. Questo è importante perché appunto rientra appunto nei cardini che dicevo: sicurezza, affidabilità, trasparenza, dove appunto CryptoSmart vuole essere un exchange paladino anche nei confronti del fisco, di agevolare gli utenti ad avere praticamente a svolgere praticamente in maniera corretta tutti i vari adempimenti. E posso anche dire che stiamo lavorando per diventare a breve sostituto d'imposta, e quindi questo permetterà praticamente, renderà la vita semplice, facile, come appunto deve essere appunto CryptoSmart, per gli utenti, perché paghiamo noi le imposte per conto degli utenti, e tutto questo appunto rientra nella nostra mission, diciamo, di far sì che di avvicinare gli utenti, piccoli risparmiatori, padri di famiglia, persone comuni al mondo delle cripto, perché in questo momento stiamo vedendo è molto lontano dalle persone comuni, no, al mondo cripto. E noi, dato che vogliamo, semplificando, diciamo, le procedure sotto diversi tanti aspetti, far sì che uno possa
investire, possa adottare criptovalute in maniera semplice e soprattutto tranquilla. Il valore aggiunto per un risparmiatore di utilizzare un exchange italiano principalmente è quello di avere un intermediario italiano, il che significa avere la possibilità di rapportarsi in lingua italiana, di seguire quelle che sono le norme italiane, per cui avere la garanzia di quello che è il quadro giuridico italiano e di avere soprattutto un'entità, un intermediario pertanto che sta in Italia, per cui un'entità tangibile, diciamo così, non astratta, per cui astratta e lontana, direi.